con Cisco, Giovanni e gli altri cercavamo di scrivere delle canzoni sul tema dell'eroe. E ci riuscivano tutte un po' storte. Nel senso che i nostri eroi, quando la canzone alla fine veniva, erano o dei perdenti cronici tipo il colonnello Aureliano Buendia, che comandò 32 rivoluzioni armate e le perse tutte, o dei coraggiosissimi e nobilissimi fantozzi come Don Chisciotte, più noto per aver preso a colpi di lancia un mulino a vento ed essere stato ovviamente sbalzato senza aver concluso nulla di buono, o addirittura inesistenti come Paddy Garcia, che qualcuno l'ha visto, però in realtà di confermato non c'è niente. Quindi abbiamo ripiegato dopo quell'album su pezzi come quello che avete sentito, che sono pezzi molto eroici, ma non scritti da noi, questo in particolare da Italo Calvino, dalla generazione della Resistenza. A questo punto voi direte, vabbè, ma se questa roba poi voi non ve la sentite addosso, ma perché dovete fare le canzoni su questi argomenti? Fate delle altre cose che forse vi vengono meglio. E in effetti avete ragione, tanto più che man mano che poi l'età avanzava, e i 20 anni oltre il ponte sono diventati prima 30, poi 40, e diventa sempre più difficile reggere dal palco la retorica dell'eroe senza macchie, senza paura, quando poi noi scendiamo da qua e, come immagino facciate anche voi, andiamo dal commercialista, facciamo la dichiarazione dei redditi, i figli da sistemare per poter uscire la sera a fare il concerto. Quindi diventa sempre più dura andare sul palco, vi ritrovate, no? Sì, immagino di sì. Quindi diventava sempre un po' più innaturale andare sul palco a fare gli eroi senza macchie, senza paura. Però abbiamo continuato a farlo e continueremo a farlo, credo, nel nostro piccolo, con grande umiltà, perché gli eroi ci sono stati. E io me li immagino come della gente abbastanza come voi e come noi, che poi alla fine, quando smetteva di fare l'eroe, andava dal commercialista, si occupava dei figli a scuola, faceva le cose che fanno tutti. E come ci sono stati, potrebbero esserci ancora. E questo cambia tutto. E quindi adesso noi facciamo un pezzo impegnativissimo, il cui ritornello fa, pensa un po', Avanti siamo ribelli.
siamo ribelli, in lotta per un mondo di fratelli. Avanti, avanti, siamo ribelli, in lotta per un mondo di fratelli, di pace e di lavoro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dentro al cuore, perché sei libero, un uomo.